Si parla di questione ambientale, economica, sociale e allora su questo fare sistema vorrei coinvolgere il presidente Prandini, presidente di Coldiretti, al quale rivolgo subito una domanda. Cosa significa e come si può attuare poi concretamente produrre di più e meglio con meno? Cosa deve cambiare per venire incontro a questo sviluppo sostenibile e possibile? Sicuramente dobbiamo partire con una nuova forma di ricerca, di sostegno alla ricerca, anche quella di carattere pubblico. Purtroppo il nostro paese, sotto questo punto di vista, poco investito. Oggi siamo in una fase sicuramente critica, drammatica per il paese, ma se noi andiamo a fotografare le ultime finanziarie, quelle pre-Covid, possiamo solo, diciamo così, sottolineare il fatto che tutte le risorse destinate alla ricerca, sono state sistematicamente tagliate o sono state decurtate rispetto a quelli che erano gli enti o gli istituti che ne percepivano. Noi da lì dobbiamo ripartire. Noi riteniamo che l'Italia possa assolutamente essere protagonista non solo nell'acquistare beni o servizi, ma nel generare gli stessi beni o servizi a disposizione del sistema produttivo italiano. E sotto questo punto di vista va ricordato quello che era il ruolo storico che l'Italia rappresentava anche per quanto riguarda la chimica e la chimica verde. Noi riteniamo che proprio rispetto a quelle che sono le risorse stanziate a livello europeo, il nostro paese debba fare sistema fra i soggetti privati e i soggetti pubblici, andando ad investire in modo significativo rispetto a quelle cose sulle quali noi non abbiamo, diciamo così, puntato, non abbiamo, abbiamo forse anche un po' trascurato, le abbiamo tralasciate. Pensiamo a tutto il tema oggi legato all'acqua, a tutto ciò che potrebbero generare i nuovi bacini di accumulo, per andare ad aumentare la capacità produttiva nel nostro paese e diventare sempre più autosufficienti. Ma l'acqua ne è un piccolo esempio, lo stesso vale per la chimica. Lo stesso vale per quanto riguarda tutto ciò che ci potrebbe dare, la cisgenetica. Sul quale noi ci siamo assolutamente aperti in termini di ragionamento. Abbiamo siglato degli accordi, ad esempio, con realtà importanti di ricerca nel nostro paese, penso a SIGA, per quanto riguarda proprio tutto ciò che potremmo mettere a disposizione delle nostre imprese. Stiamo lavorando anche con gruppi di multinazionali, che vogliono investire e settimana scorsa abbiamo avuto un confronto diretto anche con l'ambasciata statunitense. Proprio perché riteniamo che molto si possa e si debba fare. Riteniamo anche che le sfide che l'Europa ci pone non debbano essere viste come un ostacolo, come un problema, ma devono essere vissute come una grande opportunità. Tutto il tema del green porta l'Italia oggi a essere già punto di riferimento a livello europeo per quanto riguarda la sostenibilità, per quanto riguarda forme di agricoltura che riguardano sicuramente all'ambiente, tutto ciò che è biologico. Siamo il primo Stato membro per superficie coltivata biologico, ma nel evidenziare il biologico senza demonizzare l'agricoltura tradizionale. E allora ritengo che, ripeto, molto si possa o si debba fare. La cosa importante però è saper cogliere quelle che sono delle opportunità. Con Katia Bastioli, con Novamont, noi abbiamo stretto un grande rapporto di collaborazione, proprio ri perché riteniamo che sotto questo punto di vista il nostro paese possa raccontare ancora molto, possa fare ancora molto in termini di innovazione, in termini di dare, diciamo così, delle possibilità per quanto riguarda la ricerca, ma poi nel farle arrivare direttamente alle imprese. Perché se noi facciamo ricerca e poi questa non la trasmettiamo, non creiamo quella consapevolezza su chi poi produce, delle possibilità che ci possono essere. È chiaro che è una ricerca che però è zoppa, non riesce ad arrivare, diciamo così, ad esplicitare tutta la potenzialità che invece potremmo invece poterne appunto cogliere. Ripeto, come organizzazione noi riteniamo che utilizzando in modo puntuale dalle risorse della Next Generation a tutte quelle che sono le sfide in termini di opportunità che possono ricadere facendo sistema nel nostro paese, molto potremo fare e molto potremo raccontare.